volta gli schiavi. Ok, ma allora non parlavano arabo? Chi? No. Nel Nord Africa, quando sono arrivati i romani, hanno trovato altre popolazioni. Hanno iniziato a parlare arabo quando gli arabi dalla Mecca e da quelle zone con Maometto vanno e conquistano quelle zone, si parla, no, sostituendo, già, si parla del 600. No, i romani quando conquistano, diciamo, la Mesopotamia, vanno in quelle terre, Medio Oriente, se poi sono arrivati fino a là e hanno preso popolazioni ma si sta parlando di popolazioni più lontane, sì, ma che nelle zone dove c'era Sant'Agostino si parlasse arabo, no, quel poco che ne so, prima ancora Sant'Agostino, fa maggior ragione. Siamo già alla fine del 300, siamo già praticamente oltre questo periodo, quando anche perché non c'erano già più gli schiavi con Sant'Agostino. Sono rimasti? Sono rimasti anche un bel po'. Sono rimasti anche in epoca cristiana? Ah, questo non lo sapevo. Dopo anche il 500, gli schiavi sono. Ve lo posso assicurare. Ma ci credo. Perché c'è tutta una storia anche lì, no? La chiesa che, no, però i vescovi erano gli schiavi. Perché credevo che li chiamassero servi della gleba. Allora, diciamo, qui la villa parte già dal primo secolo dopo Cristo, no? Sì. Per cui era già una villa, diciamo, di una certa dimensione. Già nel primo secolo avevano degli schiavi qui, no? Questo possessore, questa famiglia aveva degli schiavi, sicuramente erano già schiavi anche nordafricani, no? Io parto dal Nord Africa perché questo termine favaglie, con le fave non c'entra niente, le favaglie sono tutto un territorio, non è una cascina, è tutto un territorio che parte da Piazza Dubini attuale fino alla Selvatica, alla zona industriale dietro la cascina San Rocco, e va giù fino all'Italtel praticamente. No? Pergamene del 1200 individuano un territorio qui, in zona, ubidici tu, dove si dice in favara. Favara in termine arabo vuol dire polla d'acqua, no, risorgiva. È un termine che gli arabi oggi non usano più, perché nemmeno loro hanno più le risorgive, no? Però nell'arabo antico si usava questo termine per indicare le risorgive, e le favaglie sono un territorio con attualmente 17 teste di fontanili, no? Il fontanile, prima di essere fontanile, è una risorgiva, cioè è acqua che sgorga naturalmente. È chiaro che se io dove c'ho l'acqua che sgorga scavo, faccio la testa, poi scavo un canale dove porto quest'acqua che esce dalla testa del fontanile fino a dove voglio, fino alla campagna che voglio irrigare. Questa bonifica, questa, diciamo, invenzione tra virgolette dei fontanili è una cosa romana, non cistercense o altri ordini monacali, no? E siccome abbiamo l'attestazione di Pergamene del 1200 che mi prendono questo termine, favara. Come? Favara. Ad Agrigento, vicino ad Agrigento, c'è una cittadina che si chiama Favara, fondata dagli arabi prima del 1000, durante la conquista araba della Sicilia. Favara perché c'è l'acqua, in quella zona c'è l'acqua. Palermo, il parco della Favara, al centro della città, perché al centro del parco c'è una fontana d'acqua, Favara. Sì. È un qualche cosa che tramanda. Diciamo, quello che colpisce è trovare un termine così. Qui. Noi non ce ne accorgiamo, ma utilizziamo molte le arance, in dialetto come si chiama? Narons. In arabo, perché in latino l'arancia è la medicum mania, cioè è la mela della Media, della Persia. In spagnolo è naranja. Ma è sempre arabo, anche in spagnolo. Perché in arabo l'arancia è naranja, che non diciamo naranja. Sì, infatti l'hanno portata in Spagna, gli arabi. Socca, non è saccaro in latino. In arabo è socca, succa, non diciamo succa.
ma tanti altri terminologi. E ti arrivano dal lago. La Lega è... Cioè, voglio dire, no? Già sta cadendo in discussione. E poi gli dai anche questa Se l'hai menata per tanto tempo questa storia delle favaglie con le fave. Ma coltivazione di fave qui, insomma, vabbè. Poi, immaginiamoci mille anni fa, con il territorio che avevamo, acquitrinoso, mica peraltro, che però qui bisogna far vedere la cartina che ce l'ha all'inizio, perché diciamo la strada Vegia era giù, di Cristoforo Colombo, invece la statale nuova è più in su, dalla statale in su è tutto asciutto, al di fuori diciamo dalla testa di Fontanile qui o della Torciana, sul territorio Cornaredo non ci sono 17 teste di Fontanile, le teste di Fontanile sono tutte a sud della statale, perché la linea delle risorgive è quella. Per cui gli schiavi arabi avevano individuato quella zona acquitrinosa con le risorgive, le polle d'acqua risorgive, come la Favar, che poi da Favar l'hanno bonificata Favaris, loro? Da Favaris diventa Favar. Secondo lei l'hanno bonificata loro? La centuriazione è una bonifica territoriale. Cioè, i romani hanno deciso bonifichiamo, quindi ci mandiamo gli schiavi ovviamente, perché ci sono le zanzare, tutte queste cose. Ma non solamente, anche perché i ricchi non lavoravano. Allora, un'altra spiegazione. A Sedriano ci sono molte teste di fontanile, giusto? E perché non c'è un territorio chiamato Favaglia anche là? Semplice, perché non avevano la villa romana con gli schiavi arabi. Non c'è la dimostrazione matematica, ma non c'era niente, come facevano a chiamare Favaglia. Questi possessores qui si sa qualche nome, no. Non si sa.